La lotta al razzismo non tollera più nessun tipo di clemenza. L'iniziativa di Rocchi di stoppare per 97 secondi la partita fra Milan e Roma in seguito agli ululati razzisti contro Balotelli partiti dal settore occupato dai tifosi romanisti è stata lodevole, anche significativa rispetto all'ignavia del passato che aveva visto l'organizzazione calcistica trascurare o blandire il fenomeno che poi ha assunto le proporzioni preoccupanti di cui siamo testimoni, ma adesso bisogna passare alla fase ancora più drastica. D'altra parte, il 24 maggio a Wembley, la UEFA imporrà alle Federcalcio nazionali di adottare la normativa antirazzismo varata dalla stessa Federcalcio di Platini, che fra le altre misure prevede un minimo di 10 turni di squalifica per un tesserato che insulti con epiteti razzisti un altro tesserato, la possibilità per l'arbitro di sospendere l'incontro in caso di ululati, cori, epiteti, contumelie, improperi razzistiche nei confronti di questo o di quel giocatore e la progressiva chiusura degli impianti partendo dai settori dai quali partono i cori razzisti. Non c'è alternativa alla lotta contro questa barbarie del terzo millennio, questa inciviltà, se non la linea dura. È importante che la Federcalcio italiana e la Lega di Serie A non traccheggino e prendano finalmente il coraggio a due mani per battersi in prima fila contro questa degenerazione del tifo calcistico.